Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando la nuova edizione di Agrimont che dopo 2 anni di pausa forzata torna in presenza da questo fine settimana e anche il prossimo. Agrimont, dicevamo, è una fiera di settore sicuramente, ma è una fiera per tutti. Non a caso c'è una forte presenza di florovivaismo. E allora sentiamo il commento del settore. Che cos'è Agrimont? È un po' un'opportunità per far conoscere un po' quello che sono i nostri prodotti, le nostre coltivazioni, le nostre culture, le nostre produzioni. E anche un luogo per, come dire, aggiornarsi. Per aggiornarsi, tenersi in contatto e insomma riuscire ad ottimizzare meglio anche insomma esprimendo i vari punti di vista qual è la soluzione migliore per poter svolgere questo lavoro insomma. Ci sono diversi seminari che sono programmati in questa edizione del ritorno, ad esempio uno abbastanza importante, molto importante, è quello dedicato al PSR. Dà un'opportunità di modernizzare l'azienda. All'interno di Longarone Fiere le 3 organizzazioni che rappresentano gli agricoltori lavorano a stretto contatto gli uni con gli altri. Abbiamo sentito la necessità tutti quanti, tutte e 3 le organizzazioni, di metterci uniti in occasione del ritorno di Longarone Fiere in presenza proprio per manifestare la grande difficoltà che il mondo agricolo in montagna soprattutto sta affrontando in questi periodi. Come organizzazione degli agricoltori tutti insieme organizzate un incontro con il tema il PSR. Perché? Perché il PSR e le misure agroambientali per l'agricoltura di montagna soprattutto sono fondamentali perché le aziende possano rimanere sul territorio. E adesso linea al nostro Lorenzo Gatto. Asparago è una pietanza tipica di questi giorni, molto prelibata. È un turione, il turione vuol dire che è un germoglio che cresce da sottoterra. Secondo alcuni documenti sarebbero quasi 20.000 anni che l'uomo lo utilizza nella sua alimentazione. Di cosa è ricco l'asparago? È ricco soprattutto di vitamina A, vitamine B del gruppo B, vitamina C, ferro e in particolar modo di acido folico che è molto importante per le donne in gravidanza. È anche ricco di fibre, mentre è molto scarso in calorie, tanto è vero che è un cibo tra virgolette ideale per le persone obese che fanno delle diete e anche per i diabetici. Ha un effetto blandamente diuretico, per cui lo possiamo anche utilizzare in tisana in appoggio ad altre piante. Prendiamo 20 grammi di asparago, prendiamo 20 grammi di foglie di betulla, le facciamo bollire con 1 litro di acqua, le facciamo bollire per 3-4 minuti, dopodiché possiamo filtrare. Ecco, di questo possiamo bere 2-3 tazze nell'arco della giornata. Una cosa interessante è che le nostre nonne, proprio per stimolare l'effetto diuretico, quando cuocevano gli asparagi, ecco, non gettavano via l'acqua, ma lo utilizzavano come bevanda proprio per incrementare la diuresi. Una curiosità, quando noi mangiamo asparagi e poi andiamo in bagno, la nostra minzione molto spesso ha un odore caratteristico, abbastanza sgradevole. Questo succede perché si formano dei composti solforati in seguito alla metabolizzazione degli asparagi. Questo sta a significare che il fegato lavora, che il fegato funziona. Se non sentite odore, non c'è da preoccuparsi, vuol dire che la metabolizzazione avviene in maniera differente e appunto è una questione soggettiva. Tra gli appuntamenti previsti in questa edizione di Agrimont, uno riguarda la comunità del cibo, quindi i prodotti tipici di questo territorio. Chi produce questi prodotti tipici? Partendo dal latte, beh, sentiamo un allevatore di capre. L'idea ad esempio di pensare a una sorta di distretto del cibo di montagna, come la vede? No, questo è anche una cosa importante perché abbiamo bisogno di fare gruppo, fare forza sui nostri prodotti che però siano visibili anche fuori dal nostro territorio. 2 anni senza Agrimont? Si è sentito perché l'incontrarsi così è importante secondo me. È anche un punto di ritrovo per noi allevatori, visitarla e vedere nuove
nuove attrezzature e così via. Un altro tema che viene dibattuto in questa edizione di Agrimont è il tema del bostrico, un tema che sentite molto voi qui in montagna. Sì. Infatti anche alle mie spalle vedete che questa pigneta praticamente è stata ormai seccata dal bostrico, e anche questo è un grosso problema per le risorse del legname. Bisogna parlarne con i tecnici, con gli esperti, giustamente. E bisognerà sentir loro, vedere se ci sono dei piani per combattere questo bostrico, diciamo. Abbiamo sentito non solo prodotti tipici del territorio, ma anche il tema del bostrico, un altro dei temi trattati in questa 41esima edizione di Agrimont. E adesso la linea al nostro Adriano Favaretto. Oggi vi voglio parlare delle potature. Potature sugli arbusti da fiore. Fioritura estiva. Estiva. E sottolineo potature con forbici e non con tagli a siepi. Qui abbiamo un ibiscus che fiorisce in piena estate. Allora, si procede a uno sfoltimento. Guardate bene l'arbusto. Sfoltire un po' in mezzo. Dopo vedo chi fa qui tagli a siepe. Ecco, finito. Guarda che bello, perché c'ho l'intriga. E questa è la potatura. Invece no, si prende rametto per rametto e si fa scalare. Allora, si parte dall'esterno, tac, giù a scalare, a salire. Cosa intendo per scalare? Vedete, in questo caso ho tagliato questo 10 cm più alto e vado sempre a chiudere. Più alto, fino arrivando al punto dove desidero fermarmi. Questo vale per la gestroemia, vale per la veigelia, vale per le ortensie. Certamente non possiamo potare il calicanthus a ottobre-novembre che deve fiorire, non possiamo potare il pyrus che fiorisce adesso, tantomeno la forsythia, però ne vedo in giro. Facendo questo tipo di potatura evito di far nascere un cespuglio qua sopra. Faccio stimolare altri rametti che l'anno prossimo mi andranno a sostituire questi che hanno fiorito. Io a sfoltire e farli rigenerare. Avrete sempre così una pianta fresca, nuova, e fiorisce continuamente. E con questo, mi raccomando, potature con le forbici, fate un bel lavoro. Immancabile la presenza degli apicoltori in questa 41esima edizione di Agrimont. Domenica 20 Apimarca, domenica 27 l'assemblea di Api Dolomiti. È una delle principali, perché casca proprio all'inizio dell'anno, quando l'attività deve ancora iniziare, e da lì si crea un programma per tutto l'arco dell'anno. È molto importante per tutti gli apicoltori della provincia. Anche tra apicoltura di pianura e di montagna, visto che comunque in Agrimont c'è anche Apimarca. Sì, anche perché noi qui abbiamo il mese di maggio con la caccia, abbiamo diversi nomadisti che portano gli aviari nelle nostre zone per fare la caccia. Ma non c'è stato, almeno da parte mia, non c'è stato mai nessun problema con i nomadisti. Quindi è normale, insomma, che ci sia un bel confronto e che Agrimont sia un punto di riferimento anche per questo? Sì, è un confronto che fa in modo che gli apicoltori si possano scambiare anche dei dati e delle opinioni. In quest'anno Api Dolomiti ha organizzato un convegno importante. Sì, per domenica 27 marzo abbiamo invitato un'azienda apistica della Toscana, si chiama La Pollinosa, che ha sede in provincia di Grosseto. È una grossa azienda apistica che tra le altre cose fa raccolta di polline, quindi ci spiegheranno quando raccoglierlo, come raccoglierlo, la conservazione e anche particolari per la vendita. Qua in zona il polline non è che è ancora una parte un po' inesplorata, diciamo, per cui per chi volesse potrebbe essere anche un'opportunità in più, che non sia solo il miele, insomma. Bene, adesso è il momento delle previsioni. È
sì, questo ampio anticiclone, questa barriera di alte pressioni non vuole abbandonarci e non ci abbandonerà. Possiamo vedere è molto vasta, addirittura un'area che va dalla Russia, dall'Europa orientale attraverso l'Europa centrale fino a portarsi sul nord Europa, sulla Scandinavia, e da lì protegge, ma protegge è un termine forse fuori luogo, in quanto impedisce a questo punto le perturbazioni che invece sarebbero preziose in questo momento. Quindi abbiamo un tempo stabile su tutta la parte orientale della nostra penisola. Nella parte occidentale qualche perturbazione tenta di penetrare, ma i fenomeni sono attenuati, interessano, ripeto, le estreme zone nord-occidentali o occidentali in genere dell'Italia. Quindi presto detto, un fine settimana su di noi e anche sui rilievi, all'insegna del tempo stabile, del cielo sereno, poco nuvoloso, una velatura, una stratificazione di qualche nube durante le prime ore del mattino, ma nulla più. È un tempo stabile che, ripeto, a questo punto creano un po' che preoccupazioni, durerà prossima settimana, ma non solo, potremmo azzardare che mancherà la pioggia fino a fine mese, quindi probabilmente marzo si chiuderà senza una goccia di pioggia. Questo costituisce, come ben sanno gli addetti ai lavori, non poche preoccupazioni ora e anche nelle prossime settimane, prossimi mesi. Per quanto riguarda i venti, sono deboli con qualche rinforzo, aria orientale, quindi un po' più fresca, l'anticiclone è essenzialmente orientale, siberiano, quindi ecco che arriva un po' di aria fresca, con venti leggermente rinforzati. Per quanto riguarda le temperature in pianura non andiamo sotto zero, però le minime dopo i 3-4 gradi degli immediati prossimi giorni, poi da domenica a lunedì potrebbero scendere, ma ripeto, in pianura si manterranno sopra lo zero, le massime dai 14 ai 16 gradi. L'alto Adriatico, in questa situazione, di venti da nord-est, inizialmente molto mosso, poi in modo ondoso si attenuerà e si tenderà a poco mosso, ma molto gradualmente. È tutto. Appuntamento particolare di Longarone Fiere di quest'anno, dedicato al ricordo di un giornalista, con un premio a lui dedicato. Premio dedicato a Ivano Pocchiesa, che è stato per tanti anni collaboratore di Addetto Stampa, sia della Fiera di Longarone Dolomiti che dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Quest'anno appunto questo premio va a Martino Liuzzi per la sua dedizione per la promozione appunto del gelato. Lui fa promozione del gelato, ma soprattutto fa formazione tra i giovani. Ma cosa c'entra il gelato con Agrimont? Allora, il gelato è l'unico alimento che è stato istituzionalizzato dall'Europa. Il gelato valorizza le produzioni locali di ogni Stato membro, quindi in totale sintonia con Agrimont. Insomma, tanti gli appuntamenti per questa 41esima edizione di Agrimont, che dopo 2 anni torna in presenza. E allora le conclusioni le lasciamo al presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellati. Questa fiera, come un po' tutte le fiere di Longarone Fiere, sono fiere che vogliono anche pensare al tema dell'ambiente e soprattutto anche i giovani, perché c'è molto da imparare. Per esempio, in un padiglione, come di solito, avremo tutti gli animali che vengono, diciamo, allevati, e quindi si può vedere dal vivo, piace molto soprattutto ai ragazzi, ai giovani, gli animali che vengono allevati nella provincia di Belluno. Anche questo è un elemento di grande interesse. Possono venire anche le famiglie, quindi è una fiera aperta, è una fiera per tutti, quindi io invito tutti a venire il 19 e 20 di marzo, il 25, 26 e 27 di marzo. È una fiera in presenza, quindi anche un'occasione d'oro. Per ritornare tutti insieme. Finalmente, per tornare tutti insieme, speriamo presto, presto. Finisce qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola, come sempre, la lasciamo a Gianni Marini, che ci racconta il Batar Marzo, visto che dalla prossima settimana siamo in primavera. Noi ci vediamo la prossima settimana. Aprile qua, ora il fen pasti qua, ora marzo che aprile qua, ora il men pasti pra. Ciao a tutti, questo è quello che da torno a te faremo, se radunaimo sui colmei, se costruimo con biciclettina, dei bussolotini che picaimo dal rio, bussolotti più grandi che sbattemo, chi quei querci, chi cogomieri, chi guaracqua o battocci,
insomma, roba che facesse rumore, perché andiamo per i connei e per i caresoni a sigari a natura. Svegliate, che ormai l'inverno è finito. Che diciamo, dai, ormai è finito tutto e scomincia la primavera e vediamo i raccolti nuovi. Cosa è che serviva sta roba? A servire per noi altri toratei, anche per trovarsi, per fare occhiate del rumore, del casino, ma se bello veda la primavera che sboccia, perché con qui vediamo tanti fiori, vediamo la natura appunto che viene fuori. Speriamo che questa natura che non mi ha mai tradito, mi aiuti anche a mandare via queste scarogne che abbiamo intorno di salute. E adesso insomma speriamo che mandi via tutto quanto. La natura che è sempre messo d'accordo, i raccolti si è messo sempre d'accordo tutti quanti. Speriamo che anche stavolta sti uomini che pontocchetto di terra gli fa baruffa, speriamo che insomma tanto mi tocca sarco a tutto, che le robe si mette a posto. Vi lascio con un proverbio. Marzo sutto, aprile bagnà, beato il contadin che gas semerà. Ciao a tutti!